Un saluto dal Perla Resort. Eccoci all'atto finale di questa seconda tappa ISOP Championship 2019-2020. Sono stati assegnati i trofei del Six Max Championship e del Sunday Pro, ma prima di svelarvi i nomi dei vincitori andiamo a fare un piccolo recap su quanto accaduto ieri sera al Main Event. Dei 141 qualificati al Day 2, saranno in 17 a ripresentarsi quest'oggi per contendersi il titolo di campione. A guidare la truppa ci pensa Gianni Cavallini con 1.132.000 chip accumulate, seguito a ruota da Luciano Delisanti e Marcello Tagliaferri. Attenzione però al croato Thomas Carlo, chip leader al Day 1, è pronto a piazzare la zampata vincente. Risponde presente anche Roberto Riggio, campione italiano nel 2018 e membro della spedizione azzurra dell'Italia Poker Team in quel di Las Vegas. E ora spazio alle parole del chip leader provvisorio in questo flash. Ho chiuso con circa 1.300.000 e penso che domani andrò avanti in maniera un po' aggressiva, in maniera da mantenere primato, diciamo, dai. Comunque sono stato parecchio fortunato, anche devo essere sincero. Comunque è andata bene. Vediamo domani se va bene uguale. A dispetto del nome, Maurizio Pigliapoco ruba la scena al Six Max Championship battendo in heads up Luca Battisti. Si deve accontentare del terzo posto il professore Maurizio Musso, col quale abbiamo avuto il piacere di prenderci un caffè nel corso della nostra rubrica di approfondimento. Chiudiamo col Sunday Pro, ultimo evento in programma nella giornata di ieri, nel quale Carmelo Vasta è riuscito a imporsi davanti a Davide Daffini e Pierluigi Massimo. In programma quest'oggi, a partire dalle 14, la fase conclusiva del Main Event con la diretta streaming del tavolo finale, mentre alle 19 spazio al Goodbye Championship, evento conclusivo della tappa. Continuate a seguirci sulle nostre pagine social o sul sito pokerfactor.org. A stasera per scoprire il nome del campione.